Ancora gialloblu, Lorenzo Gergati, oggi è il Basket Day, due partite in televisione piemontesi, la prima del mezzogiorno, lunch time, Gergati fa un partitone, mette tre triple. Dici qualcosa di questa partita incredibile, che Torino vince di un punto proprio, possiamo dire, al rush finale. Partita veramente sofferta, sempre sotto, dal primo minuto, primo quarto, secondo quarto, arrivavamo lì e loro riscappavano. Proprio presa per i capelli con un canestro mio, poi un'altra bomba loro e poi l'ultima giocata del mancio. L'importante ora era prendere i due punti, li abbiamo presi in una partita che veramente è stata difficile, quindi prendiamo questi punti e portiamoli a casa. Napoli strepitosa, Torino un centesimo di secondo più strepitosa. Gergati mette una bomba pazzesca, un minuto e venti dalla fine sembrava fatta. Ribaltamento, canestro, si va avanti così, due magie di Mancinelli. Birkić a 4 secondi e 8 dalla fine fa ancora un canestro, poi alla fine una bolgia. Detto e riassunto credo benissimo gli ultimi 40 secondi, sono andati proprio così. L'importante era che questi episodi erano a nostro favore. Sono successi, loro sono stati bravi, secondo me sono un'ottima squadra, non si merita la classifica che hanno, però noi andiamo a vincere il campionato, quindi a Torino non si passa e Torino deve vincerlo, punto. Mi collego a Torino non si passa e mi associo a fare i complimenti a Napoli, ha fatto un partitone. Domenica si va a Trieste, a proposito di Torino non si passa, cosa è successo all'andata? Andata credo che con quel canestro di Carra ci abbia lasciato tutti anche lacrimuccia. È stata una partita, secondo me, l'abbiamo presa un po' sotto gamba, non eravamo questa squadra, però eravamo incompleti, c'era Massimo in più e quindi ora è tutta un'altra cosa. Fuori casa vi assicuro che ora che mancano 6-7 partite si può giocare a Trieste come si gioca a Capodorlando, sono tutte uguali, anzi forse Trieste è ancora più difficile, deve salvarsi e quindi è partita vita o morte. Però noi abbiamo bisogno di questi due punti perché noi vogliamo arrivare primi per aver fatto il campo e per giocare i playoff qua con il nostro pubblico e cercare di vincerli. Ringraziamo Lorenzo, è stato veramente assalito e non ha finito oggi, quindi grazie mille, la promessa per Trieste è stata lanciata, grazie mille Lolo e complimenti. Grazie a tutti, ciao Forza Torino. Ciao, cara.